Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'attore e regista italiano è morto venerdì sera, all'età di 66 anni, a seguito di un malore improvviso. È stato il primo e finora unico direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Nato a Collegno e diplomato nel 1979 alla Scuola Galante Garrone di Bologna. È stato attore e regista di riconosciuto talento, lavorando, fra gli altri, con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Bacis, Vittorio Franceschi e Leo Moscato. Il suo volto e la sua voce sono indissolubilmente legati a 900 di Alessandro Baricco, che ha portato in scena per oltre 20 anni sui palcoscenici italiani ed europei. La tragica notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia e dalla storica collaboratrice Serena Guidelli. Eugenio Allegri ci lascia all'età di 66 anni, e pensare che solo qualche giorno fa, Allegri, attraverso Facebook, invitava i suoi amici sui social a partecipare a un evento che avrebbe dovuto tenere a Torino. Invece tutti i suoi progetti sono saltati a causa di un destino crudele che se l'è portato via. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.